stanno. Il signorino desidera? Sì, Maria, ho suonato. Ma cosa volevo? Ah già, abbassi un po' le tapparelle, Maria, fa più fresco così, Che fa, Maria? Ora non ci si vede più a leggere. Il signorino studia sempre tanto. Ecco, ecco così. Va bene. Senta, Maria, cosa volevo dirle? Ah già, c'è del cognac in casa? Sì, ma deve essere chiuso. E chi ha la chiave? La Lini. La Lini? E chi è la Lini? La cuoca, signora Alfred. Allora lo dica la Lini. La Lini oggi è il giorno libero. Capisco. Vuole che vada a prenderlo al caffè? No, no, faccia caldo abbastanza. Non voglio cognac, ma mi porti piuttosto un bicchiere d'acqua. Ma la faccia scorrere, che sia fresca. Che fa? Faccia attenzione. Col dito. Mette il bicchiere sul vassoio. Che ore sono? Le 5, signorino. Le 5. Bene, senta Maria, è venuto stamane il dottor Schuller? No, non è venuto nessuno stamane. Strano, finché non è venuto, ma... Ma lei lo conosce? Certo, è quel signore alto con la barba nera. Sì, e non è proprio venuto. No, non è venuto nessuno, signorino. Venga, eccomi. Più vicino. Non l'ha morto mica. Credevo che... Ma che cos'ha, signorino? Per via della camicetta, ecco. Ma che cos'ha la mia camicetta? Non le piace? Bellissima. Sarà vestita carina. Signora Alfred. E che bella pelle bianca. Signora Alfred. Ah, questo non può far male. Signorino! Sospira! Perché sospira così? Che belle pantofole! Ma signorino, se qualcuno suonasse! E chi dovrebbe suonare a quest'ora? Ma signorino, c'è tanta luce! Non deve vergognarsi, Maria, né di me, né di nessun altro. Lei è così bella, sa che i suoi capelli mandano un profumo così buono. Signorino! E non faccia tante storie, Maria. L'ho già vista in altra tenuta. E sì, una volta rientrando andai a prendere un bicchiere d'acqua, la sua porta era aperta e così... Mio Dio! Non credevo che il signor Alfred potesse essere tanto cattivo! E ho visto tante cose, ho visto questo, questo e quest'altro ancora! Alfred! Ma sì, vieni qui, sì! Ma così, signorino, ma che sì, fa? Ma... E se qualcuno suonasse? Ma adesso la smetto. Tutta al più non apriremo. Sono una donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa. Sono?
terribile, Alfred! Perché Mario da casa è molto distinto. Ha incontrato due peloni per le strade. Ho incontrato due signori per le scale! Conoscente! Non lo so, è possibile! Mi perdoni, signora! Ma lei dovrebbe conoscere due conoscenti! Ma io non ho visto nulla. Ma sì, ma anche se fossero stati i suoi migliori amici non avrebbero potuto riconoscerla. Io stesso, se non sapessi che è lei, con questo velo... Sono due! Non vuole avvicinarsi un po' così tolga almeno il cappello? Che cosa le salta in mente, Alfred? Gli ho detto 5 minuti, non uno di più, glielo giuro. Allora, il velo? Sono due! Ebbene, tutti e due veli mi sono almeno concesso di vederla. Alfred. Sì? Mi vuole bene davvero? Sì, no, ma lei mi chiede... Fa molto caldo qui. Ma lei ancora addosso la materia di pelliccia finirà per prendersi un raffreddore. Ma sono 18 anni. E beh? Sì. Non è stata così buona. Perché? Perché? Sono con lei. Emma! E ora adesso mi lasci andare. Ho fatto tutto ciò che lei desiderava. Sì. Lei mi ha promesso di fare il bravo. Sì. Addio, Alfred. Emma, no. No, no. I 5 minuti sono passati da un pezzo. No, neppure. Alfred, sì. Mi dicono una volta che ore sono. Le 6:15 precise. Ma quest'ora dovrebbe essere già nel pezzo della mia sorella. Ma sua sorella può vederla quando vuole. Alfred. Sì? Perché? Cosa? Ah, perché? 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 Perché io la adoro. A quando l'ha già detto? A nessuna. Dal momento in cui l'ho vista. Sì. Quanto sono leggera, quanto sono leggera. Chi l'avrebbe mai detto una settimana fa? O anche soltanto... Ma se l'altro io diciamo che mi ha tormentato tanto! Io non volevo! Dio mi è testimone, io non volevo! Sa che ieri gli ho perfino scritto una lunga lettera? Io non l'ho ricevuta! Perché poi l'ho stracciata! Oh, sarebbe stato meglio che l'avessi spedita! Meglio così! Oh no! È vergognoso! Mi scusi! Da parte mia! Da parte sua! Oh, non riesco a comprendermi! Addio, Alfred! No! Capo. Ah sì? Ancora un bacio. Uno. L'ultimo. Ah, sai una cosa, Emma? Solo adesso so cosa sia la felicità. O meglio, so cosa potrebbe essere la felicità. Oh mio Dio, Alfred! Cosa sta facendo di me? Vero che qui non si sta fatto male? Vuole un po' di cognac? Un goccio, ma prima vorrei un bicchiere d'acqua. Subito. Alfred! Sì? Adesso le farò una domanda e lei giuri di dirmi tutta la verità. Lo giuro. C'è mai stata un'altra donna in questa casa? Mio. Emma! Ma questa casa ha 20 anni! Alfred, lei sa cosa voglio dire? Con lei! Con me! Dame! Emma, non è bello da parte sua pensare queste cose. Dunque, lei ha, come dire, è qui? Sì. Ah, che schifo! No, non devo fare domande del genere. Io stessa sono colpevole. Tutto si vendica. Ma che colpevole cosa si vendica? No. Non devo averne coscienza, altrimenti sprofonderei per la vergogna. Emma, se ne sapesse quanto male mi fa, se ne si vergogna... ad essere qui, e allora è meglio che se ne vada. Sì, farò proprio così. Ma, io non sono come gli altri uomini. Alfred! Dico, sono troppo ingenuo, ecco.
Ah, Alfred, ma se lei fosse proprio come gli altri? Ma in tal caso lei non sarebbe qui. Perché lei non è come gli altri donne. Come fa a saperlo? Ho riflettuto molto su lei. Io so che lei è infelice. La vita è così breve, così orribilmente breve. C'è solo una gioia, trovare una creatura dalla quale essere amati. Oh mio Dio, Alfred, ma cosa fa? La vita è così breve. No, ma questa non è una ragione. No, invece sì. No, Alfred, ma sei visto anche tutto? Ma non porti il reggiseno? Non lo porto mai. Bene. Oh, non è vero. Ah, sì, così. Oh, oh mio Dio, che Alfred. Che spettacolo. Sì. Niente. Ma tra un poco sentirai caldo. Tu credi? Questo non avresti dovuto dirmelo. Oh, sì. Vieni.